descritto, anche questo è un contesto nel quale si muove questa legge, procede questa legge a rilento, ovviamente perché è stata bloccata per 1 anno e mezzo al Senato, grazie anche ai presidenti di commissione Nitto Palma e Marinello. Non c'è una strategia energetica nazionale, una riconversione energetica, per questo lei si gioca il titolo di peggior ministro insieme ad altri pochissimi di questo governo. E ci sono decine di infrazioni comunitarie aperte e lei non sembra affatto curarsene e sembra invece seguire le orme di un suo predecessore, ma non di Orlando, di Clini. A questo punto ha chiesto di intervenire il Presidente Sisto. Prego. Ricordo, colleghi, che siamo sull'emendamento 1.14 dell'onorevole Esatto. Chiarelli. Prego, Grazie Presidente. Presidente, ricordo utile. Chiedo scusa, Presidente Sisto. Chiedo ai colleghi dietro di lei se possono, per cortesia, per favore. Grazie. Presidente, io non posso che essere sorpreso di taluni approcci all'attività dell'Aula parlamentare, come se l'Aula parlamentare non avesse il compito di discutere le leggi e di cercare di migliorarle, ma avesse soltanto lo scopo di ratificare per una sorta di consensismo, ismo patologico, tutto quello che in qualche modo proviene da un qualsiasi ramo del Parlamento senza porsi il problema se queste siano buone leggi, scritte bene, soprattutto discusse in aula trattandosi di norme di rilevanza penale. Cioè io credo che non ci sia norma più delicata che vada discussa e approfondita di quella che comporta la responsabilità penale. Qui stiamo scambiando le aule del Parlamento come un rischio, cioè non bisogna discutere i provvedimenti perché c'è il rischio che vengano modificati, ma questo è il compito del Parlamento. Noi dobbiamo modificarle le norme se vanno modificate, se no accontentiamoci di ratificare tutto quello che viene e la nostra funzione è completamente non sminuita, annullata, neutralizzata. Questo è un punto cruciale di cui questa legislatura sta facendo ampio abuso. Il Parlamento diventa un rischio, non si modifica un provvedimento perché torna al Senato. Finché avremo il bicameralismo perfetto, noi abbiamo il dovere di modificare i provvedimenti. Se sono provvedimenti che vanno modificati, e chi lo decide, cari colleghi? L'Aula del Parlamento con i suoi numeri, chi ha più numeri è giusto che esprima il suo consenso. Se noi paralizziamo l'Aula per evitare che il provvedimento venga modificato, noi abbiamo ammazzato il Parlamento e la Costituzione e non c'è esigenza che tenga per modificare questo principio. Per quanto concerne questo emendamento, Presidente, ed è opportuno il suo richiamo, vorrei ricordare al collega che fa autorevole collega, che fa riferimento alla pancia del Paese anziché alla bontà delle leggi, e lo invito a valutare la bontà delle leggi e non la pancia del Paese, che viene sempre dopo, una legge buona. Lo invito a valutare questo emendamento, che dice delle cose molto semplici e molto sagge, perché quando in questo emendamento si chiede con molta puntualità che parliamo del ravvedimento operoso, cioè parliamo di chi contribuisce ad eliminare le conseguenze dannose e pericolose del reato, quindi massima apertura a chi elimina il danno ambientale. Perché dobbiamo chiuderlo? Perché dobbiamo impedire che io possa utilmente contribuire ad eliminare le conseguenze dannose e pericolose del mio reato? Perché? Si dice di eliminare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, cioè io posso intervenire utilmente anche dopo, perché non devo poterlo fare? A me sembra non ragionevole, giustificato, giustissimo, se vogliamo davvero tutelare l'ambiente e se non ci vogliamo riparare soltanto dietro schermi di popolarismo nella gestione delle norme penali. Secondo passaggio, eliminare il periodo comunque non superiore a 2 anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno. Io invito a leggere i colleghi perché le norme vanno lette. Io ho sentito argomenti che non avevano un briciolo di pertinenza con l'emendamento, ma questo non va bene. Ci stiamo abituando a interventi che nulla hanno a che fare con gli emendamenti. È un costume che io respingo decisamente. In aula ci si occupa degli emendamenti e si discutono gli emendamenti. Allora, quando si chiede in questo emendamento con molta chiarezza di eliminare l'ulteriore limite del tempo congruo per eliminare le conseguenze dannose e pericolose dei 2 anni, si dice una cosa saggia, ma si aggiunge, ed è l'ultima parte di questo tema, che
perché le disposizioni del 452 bis non si applicano nei confronti di chi abbia di propria iniziativa avviato procedure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi previste da disposizioni di legge e regolamenti. Credo che si dica un'altra cosa giusta: se io lo faccio di mia spontanea iniziativa, perché mi devi applicare il 452 bis? Allora, credo che questo sia il tema che va discusso, poi si può approvare, si può respingere, ma questo è un emendamento, per dirla con l'amico Bragantini, di perfetto buonsenso, cioè che serve a dare la chiarezza, l'apertura massima ad atteggiamenti di ravvedimento e che non rispondono a nessun'altra esigenza che rendere la norma penale una norma commestibile. Quindi discutiamolo, valutiamolo e modifichiamolo se questo significa fare una legge migliore. La ringrazio. Presidente Sisto, chiesto di intervenire l'onorevole Duranti. Chiede di intervenire il relatore prima. Onorevole Duranti, prego. Grazie signor Presidente. Sì, anche io intervengo su questo emendamento per fare un appello. Intervengo su questo emendamento non a caso, perché porta la firma di un collega che viene dalla provincia di Taranto, dalla provincia da cui vengo io, e penso che aver presentato un emendamento a questa legge da parte di un deputato della provincia di Taranto, quindi sia estremamente grave, estremamente sbagliato. Io voglio ricordare che stiamo parlando di una legge che finalmente dovrebbe riuscire a far pagare chi inquina e dovrebbe riuscire a far pagare chi inquina e chi produce danni all'ambiente e soprattutto alla salute dei cittadini e delle cittadine. E allora è con uno sguardo al popolo inquinato della città di Taranto che io anch'io mi aggiungo all'appello fatto da altri colleghi, perché non si modifichi nulla di questa legge, perché questa legge